caro Stili TV, oggi mi trovo a Padiglione nel comune di Tavuglia e sta per partire una notte speciale, una notte dedicata ai più piccoli, la notte rossa dei bambini. Evento imperdibile per i più piccoli che qui potranno divertirsi fino a tarda serata con le loro famiglie. Una notte piena di eventi e di iniziative, gruppi musicali, musica itinerante, giocoleria e clowneria e molto altro ancora. Allora venite con me, andiamo a scoprire che cosa succede in una magica notte rosa dedicata ai più piccoli. Accanto a me Alex Gabellini, presidente Strada San Germano APS. La prima domanda allora che faccio ad Alex è di raccontarci che cos'è Strada San Germano APS, quando nasce e con quale obiettivo. Allora, noi siamo un APS che ha sede nel comune di Tavuglia, nasciamo nel 2016 come associazione, poi ci trasformiamo in APS nel 2021. È un'associazione che lavora principalmente con l'infanzia, con le scuole e le famiglie, il target di riferimento è questo. Proponiamo visite teatralizzate, laboratori di manualità, spettacoli, gestiamo una piccola rassegna teatrale, insomma siamo a misura di famiglia. Questa sera Alex, in occasione della notte rosa dedicata ai più piccoli, che tipo di intrattenimento è previsto? Questa sera abbiamo messo insieme diversi gusti. Quindi ci sono dei giochi in legno di Elena Veronesi, Stelle Volanti, e sono giochi particolari, giochi di incastro, labirinti, giochi d'ingegno e quindi tanti tavoli disponibili per bambini e famiglie. Poi c'è uno spettacolo di clownerie con Otto Panzer, è un clown moderno, senza naso, adattissimo sia per i grandi che per i piccoli. Poi ci sono dei laboratori di manualità, alcuni gestiti dalla nostra associazione e alcuni invece dalle biblioteche di Pian del Bruscolo. E poi tra pochi minuti arriverà anche una band folk punk molto particolari, e sono dei polistrumentisti ma hanno dei meccanismi sonori e quindi suonano molti più strumenti di quelli che sembra, e sono il grande cantagiro Barattoli. Qual è l'intrattenimento che piace di più ai più piccoli e invece quello che piace di più ai più grandi, quello più apprezzato? Allora, io penso che i grandi siano attratti da Otto Panzer, perché è un clown ironico ma con un taglio che strizza l'occhio anche agli adulti, e quindi secondo me gli adulti lo apprezzeranno molto. I bambini sono trasversali e quindi gusteranno sì i laboratori ma poi anche i giochi in legno, ma secondo me saranno meravigliati dai musicisti principalmente. Accanto a me Laura Macchini, assessore comune di Tavuglia. Laura, questa sera va in scena la Notte Rosa dedicata ai più piccoli. Ricordiamo sempre che comunque il comune di Tavuglia è attento ovviamente alle famiglie e ai più piccoli. Assolutamente sì, e ci teniamo proprio alle famiglie e ci teniamo proprio ai bambini, perché soprattutto dopo questi due anni di pandemia abbiamo capito l'importanza dello stare insieme, l'importanza dell'aggregazione e dell'inclusione, e quindi quando riusciamo a fare feste anche semplici, anche molto nostrane, no? Come i giochi di una volta, come il pagliaccio o ecco, il cibo, lo street food, è una cosa che molto carina e serve soprattutto in questo momento. Vediamo che le persone hanno proprio un bisogno di uscire di casa, di stare insieme, ma più che poi i grandi, noi adulti, i propri bambini, di interagire, di vivere momenti di serenità, soprattutto poi senza mascherine, perché fino adesso abbiamo cercato per quel po' che si poteva comunque di creare degli eventi, di creare delle situazioni di aggregazione, ma sempre con queste maledette mascherine era un po' difficile. Adesso finalmente siamo fuori, il tempo è bello, e cerchiamo insomma di riprenderci la nostra libertà. Laura, com'è stata la partecipazione dei cittadini per l'organizzazione di questo evento e che tipo di affluenza è presente, richiesta questa sera? Ma allora, ci troviamo a Padiglione, che è una delle frazioni che hanno maggior numero di cittadini, di persone, una frazione molto, molto grande,
che ha visto uno sviluppo repentino gli anni passati nel boom economico, e quando insomma veniva richiesta, no, il lavoro, soprattutto c'era tanto lavoro, e quindi è raddoppiata praticamente. E abbiamo scelto proprio questo luogo, poi vicino alla parrocchia, perché riteniamo che è uno dei parchi più importanti di tutto il comune di Tavuglia. È un parco che è sempre molto pieno, molto partecipato, e soprattutto i sabati quando c'è il catechismo i bambini non vedono l'ora di uscire per stare qui insieme. Anche la sera ci sono le famiglie che magari interagiscono, utilizzano i giochi, e quindi l'idea proprio di fare qui la Notte Rosa, no? Perché comunque il comune di Tavuglia è molto grande, le frazioni sono tante, abbiamo scelto questo posto perché riteniamo che sia uno dei più, sicuramente ci sarà maggiore riscontro, ecco, ci saranno sicuramente tante famiglie, e poi perché c'è bisogno di animare questi paesi, e perché sostanzialmente le richieste sono sempre poche, insomma c'è poco, e ci sono pochi bar, c'è poca vita, ecco. Viviamo comunque in periferia, ed è bello ed è giusto animare anche le strade, i vicoli, e cercare di creare un po' di festa, soprattutto d'estate. Accanto a me Patrizio Federici, assessore cultura e sport comune di Tavuglia. Buonasera assessore, questa sera va in scena qui a Padiglione la Notte Rosa. Sì. La Notte Rosa dei Bambini, sono anni che partecipiamo alla Notte Rosa della Riviera Adriatica, di solito facciamo un po' di musica per quelli un po' più grandini, quest'anno abbiamo puntato sui bambini e in special modo qui a Padiglione, dove una festa del genere non l'avevamo mai fatta. Quanto sono importanti, assessore, questi momenti di aggregazione, soprattutto dopo due anni di restrizioni? Sono importanti soprattutto per i più piccoli, perché hanno bisogno di uscire, sono rimasti troppo tempo dentro casa, e quindi di ricominciare a socializzare, essere fra di loro, giocare, comunicare, partecipare a dei laboratori, e quindi è molto positiva l'iniziativa. Com'è il programma di questa sera per questa Notte Rosa dedicata ai più piccoli? È molto articolata, ci sono vari spettacoli. Il primo l'abbiamo visto già qualche minuto fa, e poi ci sono laboratori didattici da parte dell'associazione San Germano, che ha organizzato insieme a noi l'evento, e la biblioteca comunale, anche lei ha predisposto dei laboratori per i più piccini. Accanto a me, grande Cantagiro Barattoli, altro protagonista di questa serata per la Notte Rosa dedicata ai bambini. Allora vi chiedo, di che cosa vi occupate e che cosa fate questa sera? Grazie. Allora noi praticamente, si vede anche dai vestiti, ci occupiamo di denuncia dei redditi, e questa sera abbiamo controllato i codici fiscali, ma non ci siamo qui, non stavano. Ok, ti avevo detto che non ero molto serio. No, niente, noi facciamo musica in strada, musica e teatro di improvvisazione con i nostri amici marionette qua sotto, come potete vedere, e non so se le vedete, ma ci sono qua insieme a noi. E niente, ci muoviamo qui e là per l'Italia e anche per l'Europa a portare un po' di sorrisi e a condividere la nostra passione, che è la musica, e così la buona energia. Qual è il vostro cavallo di battaglia che non può mai mancare nel vostro show? Credo Furia, il cavallo del West? No. La Jumon de Michaud, la nostra giumenta di Michaud. No, noi facciamo musica popolare di tutto il mondo, e quindi abbiamo diversi cavalli di battaglia, non solo uno, e quindi decidiamo a seconda della situazione quale giocarci, diciamo. Beh, il grillino e la formicuzza, comunque, io direi che è una canzone conosciuta da molti o forse da tutti, e che noi amiamo sempre cantare. Accanto a me Otto Panzer, che a breve si esibirà con un suo bellissimo show in occasione della Notte Rosa dedicata ai bambini qui a Padiglione. Ciao Otto Panzer! Buonasera. Sì, ora bellissimo spettacolo, aspetterei a dirlo dopo averlo visto, perché prima non si sa.
fino ad ora sono 20 anni che lo faccio e non ho avuto ancora denuncia. Speriamo ancora. Che cosa fai Otto Panzer durante i tuoi show? Questa è la domanda peggiore che mi possiate fare, perché io non riesco mai a dire che cosa faccio, dico sempre di guardarlo. È uno spettacolo di interazione e improvvisazione con il pubblico misto, grandi e bambini, non solo bambini, non solo grandi. E poi faccio delle cose. Altro non so che dire, è tutto basato sul personaggio e l'empatia, spero. Qual è la cosa che piace di più ai bambini durante lo show? Quando li tratto male, a loro piace tantissimo, perché a parte gli scherzi è un linguaggio empatico in cui loro capiscono, loro come gli adulti, capiscono che il personaggio, e quindi al personaggio è consentito tutto. Quindi riesco a strapazzarli, tra virgolette, e quindi a loro piace questo rapporto molto diretto, non troppo ovattato. Quanto è importante avvicinare i più piccoli all'intrattenimento, alla teatralità? All'intrattenimento direi dal vivo, perché l'intrattenimento ormai ce l'hanno un po' troppo e ovunque. Io credo sia importante quello dal vivo, e quindi queste sono dimostrazioni, manifestazioni per dar loro una dimostrazione che è possibile anche meglio farlo dal vivo l'intrattenimento. Un'ultima domanda per il nostro Otto Panzer: ci vuole regalare un piccolo sketch per i telespettatori di Rossini TV? Io tanto loro vedranno già lo spettacolo, io chiedo solo di essere, il mio nome è Otto, il mio cognome è Panzer, io chiedo solo di essere chiamato in Italia Otto Panzer e non il contrario, perché non è bello per la mia, è vero, lei ride, ma è questo, perché Panzer Otto non è bello per la mia famiglia, e questo è quanto. Quindi sulla base di tutto di questo vado avanti su tutto lo spettacolo. Accanto a me Elena Veronesi con le sue stelle volanti giochi itineranti. Di che cosa si tratta, Elena? Allora, sono giochi itineranti nel senso che noi portiamo questi giochi di legno in giro per le piazze italiane, portando appunto la bellezza della condivisione, del giocare insieme, soprattutto anche un po' come una volta ci si reincontra in questo spazio di gioco condiviso. E questa sera abbiamo allestito tutta quest'area con 20 postazioni gioco che attraverso la ricerca che abbiamo fatto di vari giochi di legno del passato vanno un po' a prendere i giochi anche di altre culture, vanno quindi a prendere anche i giochi del passato nostro italiano, quindi la pallina che magari va dentro il buco come quando facevamo una volta, e ecco, questo con lo scopo ovviamente di ricreare quell'area in cui tutti si uniscono a giocare, soprattutto adulti e bambini insieme. Vabbè, questo è lo scopo. Qual è il gioco di legno che piace di più? Di più alle persone o a me? Allora, alle persone, perché molte volte coincide. Allora, il mio preferito è quello di memoria, quindi che si vanno a memorizzare i colori, e anche le persone, che è quello lì che abbiamo lì dietro, mi dicono che è il loro preferito. Ma ce n'è forse un altro, fammi vedere un attimo in giro. Ah, ce ne sono, ecco, due o tre in realtà, che sono i rompicapo, perché ho scoperto che le persone hanno voglia di, quindi, farsi fondere il cervello per bene attraverso questi rompicapo di legno, che poi sostanzialmente sono molto semplici, però ecco, si divertono molto, e quindi i rompicapo piacciono tantissimo, sì. E dopo Otto Panzer Show, grande cantagiro barattoli, stelle volanti, giochi itineranti, si sta per concludere questa serata e questo speciale televisivo dedicato alla notte rossa dei più piccoli, la notte rossa dei bambini. Ringraziamo ovviamente Padiglione e il comune di Tavuglia per aver organizzato questa bellissima serata. Un saluto da Roberta, da Rossini TV, alla prossima!